un certo punto ho sentito il desiderio di ricercare un modo di vivere molto, molto essenziale. Vedendo questo posto abbandonato, vicino però al paese, mi è nata la fantasia e così l'immaginazione di poter prendere possesso di quel posto. Per un periodo ho provato quindi a, prima bonificare il posto dalle spine, dai rovi, da tutto quanto. E poi l'idea era appunto di provare a viverci in modo molto, molto spartano, perché senza elettricità, insomma senza molto. Però poi ho scoperto che non ce l'avrei fatta. È un'anima nuova, alcuni ragazzi che sono richiedenti protezione internazionale, che sono arrivati tramite la cooperativa Arcobaleno, e con loro facciamo anche dei lavoretti di artigianato. Tutte le lunedì io vado a aiutare, mi piace otto. La ricerca della felicità può avvenire individualmente, possiamo ricercare la felicità nella chiusura, nell'individualismo, nella paura che qualcuno ci tolga qualche cosa che ci preme. Un altro modello di ricerca di felicità è quello del tentativo di apertura. Ricerca di apertura, ricerca di accoglienza, di comprensione, di condivisione, di collaborazione. Ci sono i semi dell'odio, dell'indifferenza, dell'egoismo, della rabbia, della paura, e ci sono i semi della gioia, della serenità, della pacificità. Alla fine coltivare la verdura non è nemmeno l'obiettivo principale, ma è un mezzo, non è una finalità, ma è un mezzo per aiutarsi gli uni con gli altri.